La città è trascurata, la giunta dello sbando, Pisapia non c'è. Se Pisapia dice è colpa del governo di Roma che non dà i soldi a Milano, ne traga le conseguenze e si dimetta. È un governo suo amico, se lo diceva la Lega era una scusa, se lo dice lui ne traga le conseguenze e si dimetta. Detto questo, fosse anche riempito di soldi da Roma e da Bruxelles, questo sindaco non è all'altezza di fare il sindaco e questa maggioranza è una maggioranza che dorme. Basta girare per Milano per rendersi conto di quanto la città sia trascurata e sia grigia. Quindi noi come Lega abbiamo il dovere di stare qua, portare la voce della città, delle periferie, dei comitati, chiedere più soldi per gli anziani, per le case, per i bimbi. E questa è una giunta che invece pensa agli altri, pensa al mondo, pensa ai Rom. Vediamo se i milanesi daranno ragione a noi e quanto durerà questo sindaco, secondo me poco. C'è chi vi accusa però di fare ostruzionismo ma non proposte concrete. Abbiamo presentato centinaia, anzi migliaia di emendamenti che parlano di asili nido, che parlano di case di riposo, che parlano dei biglietti del tram, tutti bocciati perché vengono dalla Lega. E allora, visto che a fine novembre non sono neanche riusciti a dare un bilancio alla città e Milano versa nelle condizioni che i milanesi vedono, tengano conto di quello che non sanno fare e per parte mia si dimettano. Pisapia magari era un bravo avvocato, non mi sembra che sia assolutamente all'altezza di fare il sindaco di una città come Milano. Ultima cosa, avete presentato dei ricorsi al TAR, la Lega come gruppo consiliare ha presentato ricorsi al TAR contro la questione dei contingentamenti? La sinistra parlava di partecipazione popolare, di coinvolgimento della città, di ascoltare, di bilancio partecipato, se non sei d'accordo con loro ti mettono il bavaglio. Parli per qualche minuto e poi hanno ragione loro. Non mi sembra che anche chi ha votato Pisapia pensasse a questa città, a questo bilancio e a questa inefficacia, a questa tristezza. E questo è un consiglio di quelli più combattuti a cui ha assistito sicuramente? Sì, è uno di quelli più combattuti ai quali ho partecipato. Ricordo che nel passato contro Pisapia abbiamo lottato contro la vendita di SEA, contro l'IRPEF imposta ai milanesi, ricordo il centrodestra non l'aveva mai messa. E dunque, insomma, questa occasione è un'occasione grandissima, quella di stoppare il bilancio di Pisapia il più possibile, il più a lungo possibile, per ottenere dei risultati per i milanesi. Ricordo che ci sono 150 emendamenti alla Lega e quindi, insomma, il peso leghista si fa sentire. Perché dite no a questo bilancio? Perché è un bilancio che colpisce duramente i milanesi, tasse, 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 è stata aumentata la TARSU, oggi TARES al massimo livello, l'IMU è stata aumentata dallo 0,4 allo 0,6, quindi tante assurdità che ai milanesi purtroppo costeranno ma non daranno nulla. Guardi, ieri c'è stato un festeggiamento in un campo nomadi abusivo in via Brunetti dove i nomadi hanno fatto esplodere dei fuochi artificiali. Ironizzando abbiamo sottolineato, avete già informato queste persone abusive che il vostro bilancio che va a loro favore evidentemente è passato, avvisateli invece che la Lega sta mettendo un freno. Igor Iezzi, sin da ieri è una maratona questo consiglio, perché? Sì, noi abbiamo passato la notte qua, hanno deciso di usare il regolamento come una clava contro di noi, limitandoci nel dibattito, adesso siamo noi che stiamo dando il regolamento e la clava li sta tornando sui denti. Questo bilancio è scandaloso, è fatto di tasse e di tagli ai servizi, per i milanesi non si trovano i quattrini, per i nomadi li si trovano. Abbiamo deciso di portare fino in fondo la nostra battaglia, questo bilancio per noi non passa, lo vogliono fare passare, devono sudare. Dovranno lavorare molto, dovranno passare qua le notti, si preparino con le tende, la nostra opposizione sarà dura, ferma, decisa e forte. Tantissimi emendamenti, quelli presentati dalla Lega, anche quelli di buonsenso, e sono tanti, non vengono accettati. Perché? Perché la sinistra ragiona in maniera ideologica, abbiamo presentato degli emendamenti per togliere a dei progetti, per togliere quattrini a dei progetti assurdi, per esempio sull'accoglienza dei nomadi, per darli ai disabili, per darli all'asfaltatura delle strade, per darli all'illuminazione della città oppure alle RSA che sono le residenze socioassistenziali per gli anziani. La sinistra continua a dirci di no e poi ci chiede di essere responsabili. Noi siamo responsabili, proprio per questo che stiamo cercando in tutti i modi di bloccare questo bilancio. E ancora una volta i soldi dei milanesi vengono utilizzati non per i milanesi ma per i Rom. Sì, ma è uno scandalo,
ci hanno detto per 2 anni e mezzo che c'erano dei fondi che si potevano spendere solo in un determinato modo. In realtà tutti gli emendamenti che noi abbiamo fatto per spostare i soldi dall'accoglienza dei nomadi ad altre voci sono stati considerati ammissibili dalla segreteria generale, che per chi non lo sa è una sorta di garante delle regole all'interno del Consiglio Comunale, però tutti i nostri emendamenti vengono bocciati dalla sinistra. Questo vuol dire che c'è una volontà politica e non un obbligo di dare soldi ai nomadi togliendoli ai milanesi.